C'è questo signore, questo campione di Kung Fu che fa video su YouTube rompendo tavole, quindi dai, ci proviamo anche noi. Ok ragazzi, ci siamo, scusate l'audio, ma dopo molti anni, circa 4 anni, andrò a rifare il test con le nostre replicable boards. Le tavole che si possono rompere e ricomporre, andremo ad utilizzare una tecnica che è quella di Bruce Lee, cioè lo one inch punch, il pugno da un pollice, se proprio così lo vogliamo tradurre. In realtà si utilizza la lunghezza del dito medio per prendere la distanza, poi non si recupera, ma semplicemente si spinge in avanti, ruotando il polso, facendo un po' questo movimento, e andiamo a rompere le nostre tavole. All'epoca avevo provato sia con la tavola gialla che con quella blu che con quella rossa, che è via via più difficile. Mi ero fermato lì, non avevo provato con la tavola nera. Oggi proverò fino a che ci riesco, senza alcun tipo di allenamento, quindi speriamo bene. Iniziamo con la tavola gialla. Vi metto in sovraimpressione quant'è il carico di rottura in PSI, in pounds o libbre. È una vita che non lo faccio. Ok. La prima è andata. Ora passiamo alla blu. Tavola blu che ha un carico di rottura superiore. Ok, andata anche questa. È rimasta la rossa per eguagliare il vecchio risultato. Poi non mi ero spinto più in là, ma dovrebbe essere bella dura. Proviamo, ho cambiato un po' la tecnica. Prima le rompevo con le prime due nocche, come nel karate, quindi era una cosa di questo tipo. Adesso invece utilizzo quella classica, più da Kung Fu, ma dovrebbe più o meno essere equivalente. Sentita, sul polso questa l'ho sentita. Dai, la rossa la voglio provare con la sinistra. Chiudiamo in bellezza. Qua, tutta un'altra cosa. Allora abbiamo la tavola rossa più la gialla. Proviamo la nostra tecnica. Male. No, eh no. Tavola rossa più tavola gialla. Però qui è troppo dura, mi sa che ho capito il segreto. Il segreto è che non mi sono spogliato. Allora, rimettiamo subito. Ecco qua, quindi ai pelazzi. Faccio come il maestro di Kung Fu Freddy. Ora vedrete che Bruce Lee entra in me. E andiamo! Avete visto, ragazzi? Il segreto di rompere le tavole non è nella tecnica, è nel denudarsi e fare tutti i video a torso nudo per far vedere che il Kung Fu è uno sport, è una disciplina veramente, veramente. Oh no, che ne dite? Dai, ho fatto la mia figuraccia, un video ironico, però lo volevo commentare. 4,7 milioni di visualizzazioni, incredibile. Quindi dai, regalatemi almeno 4.000. Ok, ragazzi, per rompere l'ultima tavola, quella nera, utilizzeremo due sedie. Utilizzerò questa tecnica del karate. Sempre come un one inch punch, ma sferrata col taglio della mano, il cosiddetto shuto. Vado ad utilizzare questa tecnica perché la tavola in verticale non c'entra e quindi la vado a posizionare in orizzontale. Andiamo a fondere dunque il potere del torso nudo, il segreto del Kung Fu che abbiamo scoperto, con il karate, la mia disciplina dell'epoca. Ora spero mi vediate. Comunque la mano è esattamente a questa distanza. E andrò a sferrare il colpo con la mia tecnica, quindi rilassato. È un po' troppo basso, però dai, proviamoci. Quindi mi appoggio addirittura senza neanche caricare. Ragazzi, mi voglio rovinare. Aggiungiamo alla tavola nera la tavola blu utilizzando la mia tecnica, quella classica. Vi metto poi il numero di PSI, il numero di libbre per pollice quadrato, o anche chili per centimetro quadrato. Vi metto l'equivalenza di questa rottura che spero di riuscire ad effettuare con la mia tecnica. Quindi stessa distanza, però andiamo ad utilizzare questo colpo.
Dai, ci fermiamo qui. Non so se potrò andare oltre. Nel caso in cui piacesse questo video, possiamo provare a mettere tutte le tavole una sopra l'altra con la mia tecnica. Io direi, Karate Wins, non provateci a casa, a meno che non siate dei campioni di Kung Fu e soprattutto di torso nudo. Noi ci vediamo tra poco in studio per andare a razionalizzare quello che abbiamo fatto da un punto di vista fisico e matematico. Un grano salis, mens sana in corpore nudo. A dopo. Ok ragazzi, torniamo nel nostro studio e soprattutto torniamo ad essere seri. Nonché vestiti. Avete notato che io non mi depilo, non me ne frega niente del fisico. È bello allenarsi per stare bene con se stessi. Io ho allenato per tanti anni, per tanto tempo, il tameshiwari, cioè la rottura di oggetti, soprattutto in legno, anche tegole, utilizzando le mani. È una cosa che non consiglio perché ho letto che potrebbe favorire l'artrosi o comunque creare problemi. Guardate, se soltanto confrontate le due nocche, vedrete che quella della mano destra è leggermente più grossa, ora non so se si vede, ma considerate che io ho allenato sempre entrambe, quindi comunque questa non è la mia dimensione naturale. Ho avuto anche delle fratture e questo mi favorisce quando vado a rompere un oggetto. Ho voluto mostrare un video per calcolare esattamente quant'è la forza di impatto equivalente, quant'è il peso per centimetro quadrato necessario per creare quella rottura, ma è un peso istantaneo, quindi è una forza diretta che va a rompere un oggetto. La tecnica di rottura e il carico, il modo in cui arriva e si propaga il colpo è differente a seconda dei vari materiali. Quelle tavole che vi ho mostrato sono tavole di plastica che si flettono. Il legno già si flette forse un po' meno, il cemento o una tegola non si flette. Cambia anche il modo in cui ti rispedisce indietro la forza qualora tu non rompa l'oggetto, perché chi ha studiato i principi della dinamica saprà che io do un pugno alla mano, la mano non si muove, mi restituisce la forza del pugno sulle nocche. Quindi quando non rompete un oggetto vi potete far male, questo è il discorso. È molto più facile rompere un oggetto e non ferirsi che non romperlo con una forza pressoché simile o leggermente inferiore e beccarsi tutto indietro. Quindi ragazzi, la morale della favola è: se siete sicuri di rompere un oggetto potete provarci, ma sia un oggetto alla vostra portata, altrimenti non fatelo perché vi spaccate una mano. Ma poi la morale della morale è: ma a che cosa vi serve rompere un oggetto? Ah sì, a fare 4,7 milioni di visualizzazioni facendo un video senza editing a torso nudo. Vabbè dai, ha un suo perché. E ci siamo, andiamo ad analizzare dal punto di vista scientifico quello che abbiamo imparato, quello che abbiamo visto. Una tavola come questa, soggetta a una forza peso che grava al centro e bloccata all'estremità, andrà prima a deformarsi e infine si romperà. Ok? Quindi qual è il carico di rottura che permette alla tavola di rompersi? Non di deformarsi, ma di rompersi. Andiamo anche a considerare il fatto che noi applichiamo la nostra forza peso per un brevissimo istante, per un momento soltanto. Ebbene, questo è il carico di rottura esatto di ognuna delle tavole che vi ho mostrato. Andiamo dai 50 PSI per la tavola gialla, quindi libbre per pollice quadrato. Potete calcolare anche i chilogrammi forza per centimetro quadrato utilizzando questa equazione, quindi moltiplicando semplicemente per 0,7031. Quindi andando a moltiplicare per 0,7031 tutti questi valori, potete sapere quanti sono i chili di forza per centimetro quadrato che sono necessari per rompere ciascuna delle tavole che vi ho inserito. Addirittura vi ho mostrato anche quant'è il carico di rottura per l'abete lamellare, quello che mostro in alcuni vecchi video, vi metto poi degli spezzoni, in cui vado a rompere proprio delle tavole di legno. Siamo soltanto ai 104 PSI, quindi significa che rompere una tavola nera più una tavola blu corrisponde indicativamente a rompere tre tavole di questo tipo, di questa dimensione, lunghezza e spessore. Bene, qui c'è invece un test di resistenza statico che ho effettuato direttamente utilizzando i pesi, quelli all'interno dei manubri, quindi aggiungendo i chili, e poi andando ad effettuare un test con me stesso che salivo sopra le tavole, poste nella stessa maniera, salendoci con un ginocchio che sosteneva tutto il mio peso. Ebbene, abbiamo che la tavola gialla sostiene 14,5 kg, la blu 17,5,
mentre utilizzando la tavola nera più la rossa più la gialla non bastava il mio peso di 4 anni fa di 81 kg, l'ho riprovato salendoci sopra adesso e chiaramente non si rompe neanche tenendo in mano un manubrio da 4 kg. Questo è il risultato. Quindi questo è il numero, il valore, la potenza del nostro pugno, come se fossimo a fare le qualificazioni del torneo di arti marziali del Tenkaichi di Gogo, quello in cui bisogna dare un pugno contro un macchinario per vedere se si genera abbastanza forza per poter partecipare al campionato del mondo di arti marziali inventato da Akira Toriyama. Se volete potete calcolare anche voi tutti gli altri valori, sia in chilogrammi di forza per centimetro quadrato, sia tentare di stimare il carico di rottura, ma più o meno il carico per rompere la tavola nera più la tavola blu, come vi ho mostrato nel video, dovrebbe essere tra i 62, 65, 68 kg. Quindi siamo comunque oltre i 60 kg e immaginate l'accelerazione che deve avere una mano per partire da 10 cm e arrivare a fare quel tipo di forza senza caricarci la spalla, perché stavo col busto verticale, sostanzialmente ho solo abbassato la mano. Bisogna essere davvero rapidi. Oltretutto il carico di resistenza statica è calcolato stando vari secondi sopra le tavole, ma la rottura spesso non avviene all'istante, avviene dopo un mezzo secondo, quindi è un tempo superiore a quello che possiamo tenere noi il picco di forza applicando un pugno, dando un pugno o un colpo a un oggetto che si flette, che fa questo lavoro qui. Bene, spero di esservi stato utile. Mia figura di merda è fatta, mi scuso per l'audio, noi ci vediamo al prossimo imperdibile video, un po' più serio di questo. Alla prossima, ciao Smarties a tutti, da Marco Ripà, e scrivetemi, mi raccomando.